Abbiamo insieme a noi, andiamo insieme a noi con Ilario che è collegato, non lo vedete ma lo sentirete. Lo sentirete, giusto? Forse ecco. Mi sentirete, non lo so. State riaccendendo il microfono. Però mi sento un po' mosci, si era spento il microfono. Ritmo, Ilario. Siete un po' moscetti, che vi è successo? No, vabbè, d'altronde sai che cos'è, abbiamo toccato dei temi un po' delicati prima, capito Enrico? Quindi l'ho sentito. Però è una cosa un po' particolare. Che cosa abbiamo fatto noi? Adesso arriva uno sprint, capito? Arriva la gioia di un grande, non so se è già lì. Eccolo, Alessandro Di Carlo. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti amici. Ciao, scusate Alessandro. Un po' la voce è un po' roca, ma si chiamano ma malanni di stagione. Ma capito? Tu vai in giro per Roma, te fai malanni di stagione. Ma esatto. Vai coi divani in mezzo all'immondizia. Ma dove vai te? Hai visto Ilario? Capisci che io mi butto in mezzo proprio al calcinaccio, ai virus, per l'amor di Roma. Amore, ma in questo Roma tour che cuore. Cosa stai scoprendo? Fammi capire perché. Sto scoprendo che purtroppo ancora la nostra città è distante da quella civiltà che tutti noi ogni giorno cerchiamo di non soltanto di propagandare, perché poi la propaganda è sempre un aspetto diciamo poco nobile, ma proprio con i fatti insomma. Io ognuno dovrebbe fare nel proprio piccolo il buon cittadino, no? La differenziata, il vetro col vetro, il cartone col cartone, la carta con la carta. Poi c'è Mizia Luciana che dice sì, però poi all'ultimo poi buttano tutti quanto insieme. Allora io dico sì, noi iniziamo a far nostro, tu fai il tuo, lascia sbagliare gli altri, tu non sbagliare. Questo è l'insegnamento dei nostri padri. Noi vorremmo vorremmo stare dentro sempre quel solco di civiltà, ma anche di ironia, no? Allora, te voglio bene. No, perché noi, perché allora c'è una parte ovviamente magari di difficoltà e qualche caso anche di incapacità eventualmente di chi le cose le deve fare eccetera, però c'è anche molto di nostro, perché tu mi devi spiegare che cosa c'entrano materassi, che ne so, lavatrici vicino lì dove si dovrebbe fare la differenziata, no? Quei posti dove tu vai e fai i tuoi spettacoli alla fine. Cioè, sono spettacoli amari, capito? Ilario, se un giorno la cacca dovesse essere valutata in borsa, i marciapiedi di Roma saranno i più puliti del mondo. Ilario, ma tu lo sai che se tu porti un divano fino a 4 metri quadri, un materasso, lo porti direttamente là, ma non paghi nulla, anche se li chiami. Cioè, questa sì, gente, ma ci sono le isole ecologiche. Qua vicino alla radio ce n'è una. Ma poi c'è anche, parliamo anche di idee, no? Parliamo anche di idee. Magari tu c'hai una lavastoviglie, c'hai una lavatrice, c'hai un elettrodomestico datato di tanti anni. Su internet ci sono 200 milioni di siti dove se lo regali te lo vengono a prendere e loro lo riciclano, lo rimettono a posto, lo rivendono. C'è anche un commercio di cose magari non nuovissime, un ricambio, cose non nuovissime, però magari le persone fanno economia e magari cambiando, mo dico una stupidaggine, ma cambiando una valvoletta, un transistor, una scheda elettrica, magari c'è un televisore che non è proprio di ultima generazione, però magari dai, partita da vedi. Ecco, capito? A zero lire. Giustamente. Non è una bella idea o no? Allora, damosela fare. Cerchiamo anche di essere gatti de cortile. Ecco, questo voglio dire. Dice, ma che vuol dire gatto de cortile? Il gatto de cortile è anche simpatico. A ruspa, scavarca, no? Cerca di arrangiarsi. How wanna get nel senso buono, vostro. Ma in che senso? Nel senso buono. Ilario, abbiamo il Totti della comicità qui. No, ma questo è un fenomeno. Già ti arrivano i primi messaggi. Io, Alessandro, ti chiedo scusa se non posso restare, ma sarà bello poi poterti riavere. Certo. Ti ascolterò andando verso Rieti, perché non, tu non ci credi, ma mi hanno scelto come presentatore della festa della polizia a Rieti e allora non posso dire di no al questore, se no mi arrestano. No, capito? Ilario, scusami, io ho due multe del 94, vuoi fare qualcosa? È Rieti però, sono Rieti. Rieti. Vabbè, sei tra colleghi. Ah, tu dici se conoscono con quello di Roma, se conoscono. Vabbè. Gli facciamo mettere una buona parola, questo sicuro. Certo. Ciao ragazzi. Ilario, un saluto agli invidiosi che ci hanno bacchettato tutte le altre radio con Totti, Ma non è vero. Mi sono arrivati tutti gli audio. Ma tiriamo avanti. Totti, ragazzi, Totti è come Giulio Cesare, voglio dire, ecco, no? Totti è sì, bravo, no? Cioè, dai, capito?
è un monumento, è la romanità. Totti è Totti come, e Totti, ragazzi. Totti è come Alberto Sordi, è come Gigi Proietti, è come Petrolini, è come Anna Magnani, è come Giulio Cesare, è come Cesare Ottaviano Augusto, cioè è come Adriano, no? Adriano, no, il calciatore, l'imperatore Adriano. Beh, quello era un po' più, cioè, no? Capito, cioè sono monumenti storici di questa, non soltanto della nostra città, ma appartengono al bene, guarda, comune di un paese. Alessandro, io credo. A parte che sono arrivati tre messaggi, uno più bello dell'altro, sì, leggiteli, però ti volevo leggere l'ultimo. Alessandro fa educazione civica in chiave comica e ha perfettamente ragione, anzi mi sta venendo pure in mente un'idea qui a Radio Radio, educazione civica con il sorriso. Ragazzi, non v'azzardate a pensare a lavori, perché io sono romano fino all'ultimo goccio di sangue. A me ridemo, scherziamo, ma quando c'è da fare un traslogo, a me non mi chiamate, a me mi dovete chiamare trattorie, pizzerie, ristoranti, vacanze, andiamo al mare, in montagna, ma non v'azzardate di Alessandro, guarda, ci sarebbe un lavoretto. A me mollatene, ve lo dico subito. Ciao Alessandro. Ciao Ilo. Ciao Ilo, te voglio bene. Ciao. Vai tu, no? Gli volevo chiedere una cosa, ma è vero che tu sei straordinariamente bravo poi a farci comicità, ma quando tu vedi queste cose qua, non ti prende un po' di tristezza? Come fai poi a tirare fuori la risata? Ma sai, perché molti dicono che il comico, se non ha pianto, non sa far ridere, no? Certo, questo certo, è un po'... certo. No, ma tu saprai perfettamente, avendo visto, diciamo, diversi miei spettacoli, che poi io alterno molto un po' tra comicità e riflessione. Certo, anche, sì, sì. Anche gliel'ho detto prima, Enrico, sono venuto a vedere. Anche a volte anche cose, come dire, emozionanti. Io vedo poi in teatro tante persone durante lo spettacolo comico e si commuovono. Per me toccare il cielo con un dito, perché vuol dire che hai dato un arco di colori veramente come l'arcobaleno, e quindi l'emozione, che sia comica o che sia drammatica, è sempre bella, perché il sentimento e l'emozione è quello che ti tiene in vita, non è soltanto la carta di credito. Poi, senza essere ipocriti, come diceva Vasco Rossi, il denaro conta, altro sì che conta, me ne accorgo soprattutto quando non ne ho, citando il grande Vasco Rossi, che per noi è un poeta e non soltanto un cantautore. Ma senza emozioni come fai a vivere? È l'emozione che ti dà il senso della vita. Tu continui ad essere romano e a vantartene? Beh, io sono quello che è stato un tuo cavallo romanesco, di battaglia rimane, certo, no? romanesco, io romanesco, non mai romanaccio, sempre romanesco, come i grandi padri, Gasma, Manfredi, Sordi, Proietti stesso, Montesano, Verdone, sono tutti esempi di grande romanità, Guzzanti, ma anche le grandi donne, la signora Anna Marchesini, che gli mandiamo sempre un pensiero, sta sempre nei nostri cuori, no? La signora Monica Vitti, cioè l'altro monumento assoluto di Roma, la Vitti, la Magnani, cioè tutte persone nate in città romane e romanesche, mai romanacce. C'è una diversità assoluta tra il romanaccio e il romanesco. Il romanaccio è antipatico, brutto, maleducato, sporco. Il romanesco è simpatico, goliardico, famoso in goccetto, famoso in caffè. Il romanesco è umanità, il romanaccio è qualcosa di brutto. Senti Alessandro, io lo so la risposta e poi salutiamo l'ospite. Ti dicono: Alessandro, sei bravissimo, perché non ti fanno lavorare in TV? Ti ho visto su Sky, sei un fenomeno. Ma a volte la risposta sta nella domanda, quindi rileggetela. Quindi nella seconda battuta fa il contrario, rileggila. Fenomeno fuori classe. Rileggila, e quindi la risposta sta nella domanda. Se la rileggi, ti trovi la risposta. Vedi? Ale. No, perché poi è arrivato un altro messaggio, ma Ti faccio rispondere dopo. Ti faccio rispondere dopo, perché c'è pure una chiave politica che, insomma. Ma allora bisogna mettere in chiaro una cosa: la lingua italiana è la più ricca del mondo. La lingua italiana è la più ricca del mondo, no? Se noi pensiamo che prendiamo gli anglosassoni go to play, vuol dire giocare, suonare una cosa, giocare un'altra, ok? Abbiamo fatto un esempio proprio terra. Questo, dove voglio arrivare col discorso del linguaggio, che se tu apri lo Zingarelli o chi ha fatto il classico, il Devoto, ok, vai, cioè, a pure quello compatto, c'è scritto politica, ma tutti facciamo politica, cioè ogni atteggiamento della tua vita fa politica. Se tu ti fai la barba senza schiuma, te la fai come il vecchio West, perché fai la politica del risparmio, non usi la crema, non compri la crema, risparmi e fai la politica del risparmio. Se tu, quando entri dentro una stanza di casa e spengi la luce della stanza dove stavi prima, stai facendo una politica energetica.
di risparmio. Se tu compri un oggetto costruito in Italia anziché costruito all'estero, stai facendo una politica economica. Cioè, se tu applichi la gentilezza, stai facendo politica umana, perché durante il giorno applichi con gli altri la gentilezza, la cortesia e la simpatia. Quindi stai dando in qualche modo politica umana. E questo è, ragazzi. Come qualsiasi gesto è politica. Come è importante per Roma, no, Enrico, la comicità, il trovare sempre il sorriso pure nel momento un pochino più triste, no? Vedere un po' una città così, in un certo modo, in qualche modo anche vilipesa dagli stessi che ne fanno parte. Un'altra cosa importante a Roma è la cucina. È determinante, infatti. È fondamentale. Noi abbiamo in collegamento uno chef importante. Io ci sono stato a mangiare non mi ricordo se era marzo o aprile di quest'anno. Io posso 2019. Dire che lui è il mio chef, non nel senso, non cominciamo che è mio. Adesso già è sì, montato no, non cominciamo, io . Voglio dire che lui è il mio, posso dire che lui è il mio preferito, lo posso dire questo? Lo dice certamente. Tutti, però, no, certamente. Non è vero, tutti bravi, tutti eccezionali, però è come è un gusto personale. Io, a me ha colpito questa molto. Persona che stai parlando, chiaramente non anticipo nulla, ma di questo straordinario artista delle Pietanze, perché è un artista, non è uno chef, secondo me è un artista della Pietanza, dei cibi, per me lui giovane, lui per me è il mio preferito. Lo salutiamo allora, lo chef Riccardo Di Giacinto, chef stellato, ho fatto una crasi tra stella e chef. Ciao Riccardo, buon pomeriggio. Ciao, buonasera a tutti. Buongiorno. Ciao Riccardone. Benvenuto. Ristorante all'Oro. Ma visto quanti complimenti ti hanno fatto? Guarda, sono andato a mangiare da Riccardo. È stato uno spettacolo. A spese mie poi è venuto Riccardo. Beata a te, magari. Magari a spese allora tue, mangiava. Magari a spese tue. Bravo. Infatti io non gli ho detto niente, Enrico. Gliel'ho detto dopo, ho detto guarda, sono andato a mangiare ad All'Oro e sono stato alla grande. Ha fatto male a non dirmelo, no Riccardo? Grazie, vabbè, noi da quest'altra parte cerchiamo veramente di fare il lavoro con tanta passione, che sembra retorica, ma soprattutto con il rispetto, cioè rispetto per il cliente, rispetto per la tradizione. Sentito che parlavamo di romanesco, quindi la cucina di All'Oro attinge tantissimo alla tradizione romana, accarezzata, reinterpretata magari in chiave contemporanea, rispettando però gli ingredienti e no, le ricette tradizionali proprio. Tu sai, Riccardo, che Enrico qui vicino a me è uno che sul gourmet c'ha delle cose da ridire, però invece di Riccardo Di Giacinto non dici nulla. In diretta, senti un po' che ti dice. Capito? Cioè lui glielo dico. Lui che è un puntiglioso, che è uno di quelli, giustamente, per il lavoro che svolge, che deve essere minuzioso anche nella ricerca del pelo nell'uovo. Insomma, non trovare difetti è una bella cosa, Non trovare difetti da Enrico. No, aspetta, prima che parliamo con Riccardo, no, poi noi ogni tanto ci azzuffiamo con risse, però dopo, no, sulla parte tecnica dove Riccardo, secondo me, è il numero uno, lo diciamo pubblicamente, così ci credi. No, di meno, dai, non esageriamo, però io penso che poi alla fine cioè il buono e il bello sia oggettivo, e se all'Oro, se il Mediterraneo, se le attività che ringraziamo Dio abbiamo aperto in questi ultimi anni funzionano in questo periodo storico che non è il 60, non è il dopoguerra, è perché comunque sia penso che portiamo a tavola grandissima qualità e soprattutto gourmet, sì, però il piatto poi alla fine deve essere buono. Ragioniamo tanto con la testa, io dico sempre che non dobbiamo stupire a nessuno, però se riusciamo ad emozionare con qualcosa di buono, no, andiamo a letto contenti la sera, e questo è quello che no, è il nostro goal, il nostro obiettivo di tutti i giorni al ristorante. Alessandro, che ne pensi delle porzioni piccole gourmet? Sincero, Ma io chiaramente c'è sempre la vecchia battuta, no? Quella di una volta, insomma, capito? No, a me quando mi arrivano tutte queste cose, io chiaramente scherzando lo faccio, ma in qualsiasi parte d'Italia, ma anche del mondo, dico sempre: ma tutto buono, ma da mangiamo che c'è?
Perché... è vero Ale, io sono d'accordo con te. Ma lo sai la cosa più bella che vedo da loro qual è la sera? Che scarpettano. Meno male. Questa è poi alla fine della prova del 9, cioè. La scarpetta vuol dire che il pane è pure buono. Attenzione, quella è veramente la prova del, no, del 9, proprio del 19. La possiamo sdoganare la scarpetta come una cosa che si fa? Che anzi bravo, è un motivo d'apprezzamento del piatto e non è una cafonata. Lo possiamo dire? Ci sono, Riccardo, ci sono popoli del nord Europa, sai perfettamente, che a tavola diciamo digeriscono in un modo un po' brutale, un no? Un po' brutale, esatto, no? Sì. Però è una cultura. In Finlandia, se addirittura hanno, diciamo, usando una parola un po' fine, un ruttino. Ma anche Oriente. Esatto. E c'è chiaramente, ecco, insomma. E quello è apprezzamento del cibo? È cultura. Quindi la scarpetta è sempre una cosa buona, ragazzi, anche perché è talmente umana, è talmente di casa, che è bello stare a casa anche nel posto. Ma è elegante proprio. Secondo me, anche a Bughy Camp Palace, Riccardo, se tu dovessi andare a Bughy Camp Palace, nelle segrete stanze, ti pare che non fanno una scarpetta? Secondo me, Sua Maestà, secondo me, ti dice: Richard, ma davvero, ma te mangiate un pezzo di pane? Ci faccio una scappata. Let me do a little shoes. Ma perché dopo stai finendo, cioè, no, un piatto di coda alla vaccinara col sughetto sotto. Mamma mia, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Io penso che a casa c'è qualcuno che già sta accendendo il fuoco. Mamma mia, sì. Che ore so, fammi vedere. È presto ancora, sono le 5:30. Ho capito, però il fuoco ha bisogno. Ma con certi discorsi, ragazzi. Senti, Riccardo, prima che andiamo in pausa, no, ti chiedevo, nei ristoranti io spesso dico a Francesca Ilario che io, sai, che ho i ragazzi un po' da tutte le parti e mi arrivano qualche notizia di calcio mercato, adesso di qualsiasi informazione. Nei ristoranti le cose si vengono a sapere? Di calcio mercato? No, di calcio, retroscena, dietro le quinte, dei VIP, di qualsiasi cosa. Insomma, il ristorante, i muri parlano a volte, no? Sicuro, sia in sala sia in cucina. Cioè, no, mediamente noi abbiamo un'età media di 20, 26 anni, e quindi, no? I ragazzi sicuramente parlano anche di sport tutto il giorno. Qualche volta qualche notizia arriva da pure da Riccardo. E invece questo è un invito a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando: ricordatevi che lo sport e il calcio viene sempre al secondo posto, perché al primo posto viene sempre la nostra fantastica e meravigliosa e straordinaria e sempre nei nostri ricordi, nei nostri cuori, e sempre nei nostri testa e stomaco, cervello, e anche più sotto dello stomaco fino alle ginocchia. Ricordatevi che sempre, ragazzi, sempre viva e viva la vecchia e straordinaria, meravigliosa signora Gnocca. Ma noi è una famiglia. A proposito di cucina, no? Giovedì Gnocca. Nonostante oggi sia venerdì, un passo indietro lo facciamo volentieri, un giorno prima. Guardate che, ragazzi, l'abbinata giovedì-venerdì Gnocca è straordinaria, perché poi sabato e domenica riposi. Questa si chiama esperienza, però. Beh, certo, la vecchiaia. Questa si chiama esperienza, che è veramente un'altra cosa. Allora, rimanete qua con noi, caro Riccardo e caro Alessandro, perché volevo anche farvi un altro paio di domande. Poi volevo sapere che ne pensi di quell'accostamento che ti ha fatto un ascoltatore, che non era malvagio, cioè, ha anche riscritto, ha detto è proprio per il tipo di comicità che fai, ti ha accostato un po' a Beppe Grillo. Certo. Ok? No, ci scrivono che la signora Anna Marchesini era di Orvieto, non di Roma, di Orvieto di nascita, ma chiaramente romana di adozione. Anche Gassman è nato a Genova, ma romano di adozione. Questo, insomma, siete un po' amici, siete anche un po' elastici in queste cose, no? Ecco, insomma, voglio dire. Relax. No, pure Renzo Arbore è foggiano, però, no? Ha portato la canzone napoletana nel mondo, quindi, insomma, ecco, voglio dire. Antonello Venditti di Campobasso. No, per carità, ci sono tantissimi artisti poi chiaramente nati fuori dalla capitale, ma che poi hanno preso delle radici talmente forti. Nino Manfredi è di Ceccano, Di Carlo è del Quadraro, quindi Roma Sud, Africa Africa Orientale. Mi viene in mente lo stesso Marcello Mastroianni, che è di Isola Liri, quindi voglio dire, sta qua.
però no, vai. Però giustamente, se uno è l'intenzione, capito? Ecco questo. Beh, non sei di Roma solo se sei nel. Nella parte proprio centrale. No, ecco, noi dobbiamo considerare anche, ti ripeto, Gasma è nato a Genova, ma insomma Vittorio Gasma, no, non possiamo non considerarlo di. Beh, se di poi Roma, guardi no. Il Gasman attuale, se senti il Gasman attuale parla romano veramente. Tu dici Alessandro, beh, il figlio. Alessandro Gasman. Beh, io parlavo Gasma quando io rispetto Alessandro, gli voglio bene, certo. E probabilmente abbiamo fatto anche dei lavori insieme e spero di rifarli, però Alessandro lo sa che va Vittorio. Sì, no, insomma, però per dire che Alessandro Gasman parla romano proprio, certo. Perché Vittorio è venuto a Roma e a Roma e poi ha fatto famiglia, si è sedimentato. Certo. Allora, che ritmi. Dice tale, non va allargate. La scarpetta non è elegante. Beh, sai, dei modi. Siete simpatici, ma non va allargate. Certo. Beh, certo. Va bene, accettiamo. Beh, normale. La zapatillas proprio in spagnolo. No, pensa che sono andato a mangiare quando era a Madrid per le partite, eccetera. Sono andato a mangiare in un ristorante che mi ha portato ovviamente la pasta. No, chiaro. Perché non è che sto scemo, cioè, certo. Capito? Non sono matto. No. Sono andato a mangiare una matti sì, scemi no. Scemi no, esattamente, un piatto tipico, ok? E mi hanno portato anche il pane e ci ho fatto la scarpetta. E quello mi ha guardato strano. Però dopo ci ha ripensato e ha messo le stesse persone che avevano preso il mio piatto, gli ci ha messo il pane vicino. Ah, ecco. Dopo. Ecco. Ho detto, capito. Lo vedi? Allora ci senti? E stavamo io e Renzo, Gian Antonio, abbiamo portato una sorta di moda in quel localino, carino. E insomma poi è nata così e quello ci ha pure ringraziato. Ah, grazie, vedi, così. Dico, meno male, va. Allora c'era questa trattoria romana e romanesca, adesso non posso fare chiaramente nessun tipo di pubblicità, però che il proprietario gradiva molto quando il cliente faceva la scarpetta, e quando il cliente, diciamo, io ho visto con gli occhi miei non delle scarpette ma proprio delle puliture a livello di lavastoviglie, a livello proprio... che non serviva lavare il piatto, ma il piatto lo potevi rivendere al mercato di Portobello di Londra, capito? Proprio minuziosa, ma anche potevi anche batterlo all'asta da Sotheby o da Christie, per quanto era pulito. Lui alzava il piatto, si metteva sul centro tavolo del locale e urlava, oh guardate che gli ha fatto, mostrando il piatto pulitissimo del cliente che l'aveva ripulito. Aspetta, quello però era un grande attestato per lui. Guardate che gli ha fatto. Com'è, Riccardo, fare una cucina, cioè com'è la preparazione di una cucina stellata? Cioè, come fai tu a metterti lì e a tirare fuori quello che poi viene proposto all'interno dei piatti? Io questa è una cosa che ho sempre avuto il pallino di chiederlo a uno chef stellato. Adesso che ho la possibilità te lo chiedo, cioè dall'idea poi alla realizzazione fattiva del piatto. Mi stai chiedendo il segreto? No, il segreto no. Tanto se non te lo dice lui, io te lo dico io, perché esatto. In privato me l'ha detto. Ecco, quindi... se non me lo dice Riccardo Di Giacinto, me lo dice Camelio. Enrico, questo è incazzaro. Ma guarda, purtroppo non te posso mandare a fanculo perché dai, sto su radio, se no già facevo mannato. Però quando chiudiamo i microfoni, io sarò testimone, lo puoi fare tranquillamente. Perfetto. Riccardo. Ho iniziato, cioè, 20 anni fa, quando veramente non andava di moda fare il cuoco. Adesso, cioè, senti un bambino piccolo che vuole, no, certo, fare lo chef da grande, quindi ho fatto anche tanta trattoria, tanti posti tradizionali. Ci sono alcuni piatti che nascono per folgorazione, quindi essendo una persona creativa, alcuni giorni sento di no, mi sento proprio dentro, devi pensato, creato il piatto che può cambiare il mondo, tipo che ne so, il riassunto di carbonara, tipo il roscetico dalla vaccinara. Sono stati piatti che veramente per folgorazione sono stati pensati, altri per un percorso, quindi cerchi, magari parti con un'idea, sviluppi, crei, e sbagliando poi a volte crei dei grandi piatti come, non so, il cappelletto in brodo asciutto, quindi il brodo è all'interno della pasta. Sì. Tutti i piatti, tutti, magari tutto il menù, le pietanze che prepariamo con il cucchiaio bucato, tra l'altro. Fatto da lui. Col cucchiaio bucato. Con il cucchiaio bucato. Qui ci siamo anche disegnati il cucchiaio. Questo che è una grandissima provocazione. Io dico sempre che è l'unico brodo che si può mangiare con un cucchiaio bucato.
Giusto, sì. Perché il brodo appunto è all'interno della pasta. C'è un piatto da Riccardo, questo me lo ricordo perché mi rimase impresso, che perché i menu cambiano, no? Variano ovviamente se c'è un'idea nuova, se ci sono degli abbinamenti particolari, hai studiato una cosa da web. Ce n'è uno che, se non sbaglio, correggimi Riccardo per favore se ho detto una cavolata, che è il raviolino al mascarpone. Che com'era? Vabbè, non lo posso, non lo posso commentare, che è nel tuo menù da quando hai praticamente iniziato. Da quando Enrico aveva i capelli lunghi. Sì, quindi è scaduto. Pensa quanto tempo. È scaduto il raviolo. I capelli lunghi di Enrico. Quello è l'unico piatto che non ho mai tolto dal menù. Dal menù, sono 12 anni che vedi, mi ricordavo bene. Carta, che da un anno e mezzo ho voluto lasciare, cioè, come testimone, qualcosa di importante alla sala, perché ormai ultimamente parliamo sempre dei camerieri, che è difficile trovare i ragazzi che vogliono fare questo lavoro. Te lo fanno davanti. Non mi stuzzicare. Esatto, e quindi ho voluto lasciar preparare uno dei grandi classici del ristorante alla sala, ma non è preparare, non è che lo saltiamo e lo serviamo, lo cuciniamo davanti al cliente, quindi c'è questa interazione col cliente che è spettacolare, quindi lo cuciniamo proprio da zero alla mantecatura. Riccardo, lo insertiamo. Di quello c'ho il video pure, Riccardo, l'ho fatto così di nascosto. Eccolo, Riccardo, tu non hai clienti, tu hai ammiratori, lo capisci? Uno non viene da te perché è cliente, uno viene da te perché vuole fare. Io ti giuro, ma te lo dico io. Riceviamo tanta bella energia, cioè tutti tanti giorni. Amico mio, voglio dire, diciamo, io sono stato meravigliosamente. Perché prima hai detto che è il tuo chef preferito? Che l'hai intanto, detto, ma poi non me l'hai motivato. Ma intanto perché Riccardo è un uomo dal cuore d'oro, è una persona meravigliosa, quindi l'umanità di Riccardo la mette nei suoi piatti. Ragazzi, guardate che la triangolazione della vita è sempre quella, non cambia mai, è ridere, mangiare e fare l'amore, l'occhio di Dio, è la triangolazione. Quindi noi, diciamo, Riccardo fa da mangiare in un certo modo, che poi fa da mangiare limitativo, è un'esperienza da Riccardo. Io due risate ve le faccio fare, se voi rimediate un po' di gnocca stasera. Vabbè, sei venuto qui adesso, la trasmissione. Sì. Senti Riccardo, c'è un saluto della nostra Elena della comunicazione, che ti abbiamo mandato la calciatrice, anche se della Lazio. E poi c'è un nostro amico Claudio, che siamo andati tutti a mangiare da Claudio. Claudio, Riccardo, tu sei andato prima che ti sposavi, allora testaccio, c'è andato Francesco e Alessandro, e mi chiede Alessandro se la battuta della miglior cosa di Milano è il treno per Roma, è ufficialmente brevettata, è la tua. Per me è così, perché mi ricordo che la fai da 70 anni. È stata diciamo fatta a Milano nel 2000 e poi ripetuta un po' da tutti, entrata nel lessico della città di Roma, insomma, quindi è tra i proverbi popolari. Quindi io l'ho fatta nel 2000, sta battuta a Zelig, mi è venuta lì improvvisata, come diceva Riccardo prima, no? Tante cose vengono per folgorazione, stai là, sei un improvvisatore, improvvisi, spadelli, esce qualcosa di buono, spesso esce folgorato, può anche uscire fuori qualcosa di meno buono, e a volte ti esce fuori il gol sotto il set, anzi anche in curva. Alessandro, quella battuta è arrivata in curva e fa parte ora dei proverbi romani su internet, e quindi io sono felice di aver donato attraverso la mia arte alla romanità qualcosa, alla città di Roma qualcosa, quindi io posso pure morire sereno, anzi me la faccio scrivere sulla tomba. Sì. Ma veramente? Tutti ci scrivono, mica, qui già c'è uno buono, quanto era bravo, quanto era bello, quanto era generoso, tutte cazzate. Cioè, avete mai, infatti c'è detto bugiardo come una lapide, no? Perché c'è mai una lapide, avete mai visto una lapide qui già c'è un fiore della mignotta? No, sì. Mai, c'è sempre un buono, bravo, un grande padre, un ottimo amico, invece era un cornuto. Vabbè, perché c'è detto che sono sempre migliori quelli che se ne vanno. Ho capito, ma infatti c'è detto bugiardo come una lapide. Io sulla lapide mia vorrei scrivere: ci vuoi una verità? E a ricordare, puntini, 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 e a ricordare, perché la cosa più bella di Milano rimane sempre il treno per Roma.
Senti Alessandro, tu giri per tutta l'Italia, la miglior città dove si mangia secondo te? Esclusa Roma, non fare... Ragazzi, vi posso dire come dicono i miei amici latinoamericani, nella fattispecie i miei amici cubani, todo lo che è bueno non se compara, cioè Maradona e Pelé non possono essere comparati, capito? Sono tutte e due dei fenomeni, tutto quello che è fenomenale, che è eccezionale, che è eccellenza, non lo puoi comparare, lo puoi soltanto gustare e state zitto, ecco, perché spesso adesso dico, una contraddizione in termini, no? Tranne quello della cucina, la cucina è arte, e come tutta l'arte è soltanto un metro di gusto e giudizio personalissimo, capito? Non è matematica, cioè non c'è l'algoritmo, capito? Quindi è un quadro, ti piace astratto, impressionista, medioevo, basso medioevo, alto medioevo, in mezzo al medioevo, rinascimento, macchiaiolo, razionalista, fai quello che ti piace. Lo sai che quando sei partito con Astr pensavo un'altra cosa, hanno detto astratto, ti piace astratto. Sei sempre il solito astratto, esatto. Infatti a Roma si dice così, certo che passano, sei proprio anni, un astratto, ma l'ultimo sei sempre il solito astratto. Francesco, noi andiamo su Sky in tutta Europa e noi stiamo dicendo le parolacce, ma no, abbiamo detto astratto. Astratto è arte, che sarebbe internazionale. Ma io vorrei chiedere, ma Enrico è fidanzato? Queste sono cose che riguardano. Sei riguardato? No. Sei sposato? Non sei fidanzato? Non posso parlare. Ci sto lavorando. Ma quindi sei single? Riccardo, tu lo sai, stai zitto. Diciamo che è sul mercato, non è aperta ancora la sessione di mercato invernale, ecco, diciamo così. Riccardo, da gennaio, vediamo. Bravo. Senti, Riccardo, ti voglio fare una domanda. Sei mai andato in un posto a mangiare, a dire... porca miseria, quest'idea la volevo io, l'avrei voluta fare domanda. Io questo piatto l'avrei voluto realizzare io. Ogni volta che mi mangio una grandissima matriciana penso la stessa cosa. No, perché certo, secondo me certo, è un piatto spettacolare proprio, certo. Il piatto è perfezione, piatto unico, quindi sì, ogni volta che mangio una grande matriciana penso a questo. Però non sono tanti i posti che fanno una grande matriciana, che la matriciana è... tanti posti. Purtroppo chi fa qualità, sì, in città non siamo in tanti, ci sono una marea di ristoranti, dopodiché è vero, ma perché? Perché per fare qualità serve un ingrediente ormai quasi introvabile, il sacrificio. Ti salutano da Cagliari, Riccardo. Il tiramisù di baccalà e patate con lardo di cinta senese era veramente buono. Da Cagliari, visto? Altro grande classico del ristorante. Sì, vero. Il tiramisù di baccalà e il tiramisù classico. Mamma mia, Maradona, lì Maradona, sono un fan. Quello te l'hai mangiato? Grazie, ho fatto tutto il percorso di degustazione. In casa, altra settimana vengo, te vengo a trovare. Vengo con una mia amica. Dai, l'ex mia moglie, capito? Vengo con una mia amica perché dobbiamo mangiare bene, perché dopo chiaramente si fa l'amore, ovviamente. Quindi ricaricare le energie. No, ma poi la verità è che se mangi bene e bevi meglio, hai anche più. Poi no? ridi, ma poi fai poco perché sei tutto barzotto. Perché il vino, capito? Non è che un bicchiere sì, ma dopo due o tre ti metti a ridere. Potresti anche non fare e pensare di aver fatto la mattina dopo perché ma non ti ricordi. Ma certo, ma l'importante è stare bene, amici. Ma che ci importa? Assolutamente. Riccardo, la cucina sta andando avanti o indietro? La cucina sta andando avanti, la ristorazione sta andando avanti, secondo me. Guarda, Roma è in grandissima forma. Questo è quello, guarda, io vengo da un servizio del pranzo molto intenso, perché ho un ristorante all'interno di Rinascente, no? Che si chiama Mediterraneo. Yes. Dove lavora un mio amico, tra l'altro, nella tua brigata lavora un mio amico del mio paese, penso, che si chiama Andrea. Yes. A parte che vedere comunque sia persone felici con le buste in mano, oggi mi sembrava un giorno di festa, cioè una cosa, oggi Black Friday, quindi giornata particolare. 0-0. Però secondo me la cucina sta andando avanti, cioè. Meno male, io di questo sono d'accordo, perché sono convinto e sono contento che vada avanti, soprattutto a Roma, perché Roma è un
è un posto che ha bisogno anche di accogliere persone in un determinato modo. Ecco perché prima dire che l'enogastronomia potrebbe essere veramente un volano, ma cioè come uno dei volani, volani, cioè, no, di ripresa per questo paese. Adesso Riccano, ci inventiamo una cosa meravigliosa. Lo facciamo io e te. E con la collaborazione di Radio Radio, se ci vuole stare vicino, accanto, questa straordinaria e meravigliosa struttura, questa azienda straordinaria di Radio Radio, noi facciamo una cosa che non ha mai fatto nessuno al mondo. Noi facciamo Riccardo Di Giacinto, Alessandro Di Carlo e Radio Radio Team. Questa è l'idea che mi sta venendo, ho la folgorazione, così l'idea, capito? Eureka, di si chiama questo progetto da me inventato in questo istante, quindi già copitarato, e si chiama Magna e Ridi, percorso enogastrocomico. Mamma mia, applausi a scena aperta. Fai applauso, regista, c'è un applauso sotto per mandarlo. Chioca. Vogliamo mandare degli applausi sotto. Mandiamo della Ola. Siamo reattivi dall'altra parte, siamo reattivi, capito? Mi sembra che stiamo a fare Radio Maria, ma mettiamo anche delle cose porno, mettiamo, le dovremmo, cioè, noi siamo anche in TV, le dovremmo far vedere. Mattia, tiriamo su un po' sta cosa. Lo sai che è fascia protetta? È fascia protetta, ma protetta da chi, ragazzi? Ma protetta da chi, ragazzi? Ma che è molto importante, molto importante. Esatto, proteggersi è importante. Guarda che questa cosa qua che ha detto Alessandro è una grande intuizione, è bellissima, però deve dare l'assenso pure Riccardo, se no certo che dei nostri Riccardo, ma di De Corsa già ha capito la bontà di questa di questa idea, che non è soltanto romana ma è nazionale ma anche internazionale. Ma certo, Riccardo viene a gratis, guadagna 8 capisci? Milioni di euro al mese, ma questo progetto tu lo puoi portare a 0-0. Questo progetto tu lo puoi portare da Ronciglione a Melbourne, da Pretoria a Helsinki, da Rio de Janeiro a Ottawa. Certo, hai detto tutte poi Ronciglione. Dal Quadraro a San Pietroburgo. A Monterotondo, cioè. A Monterotondo, detto tutto, Ricca. Detto tutto. Se vi avvicinate in Sabina, venite pure a trovarmi a casa. Facciamo apriamo anche i casting, provini vari, perché servono delle figure sempre importanti, no? Venite, insomma, noi facciamo questa grande idea, la esportiamo in tutto il mondo. Ma Camelio lo facciamo lavorare? Ma che sei, ma che scherzi? Camelio, ma che scherzo? Lo metto al parcheggio. Esatto. Col Borzello. Col Borzello gli tiro le chiavi. E vedrete che qualche cosa tira fuori pure da là. Enrico, mille idee. Certo, gli dai la macchina, la fa sparire. Il Quadraro. Capirai. Che comunque sarebbe una grande idea pure quella. Ma Alessandro, tu adesso sei in tour? Io sono in tour, ragazzi. In tour e facciamo questi con il tuo spettacolo. Lo spettacolo torno un po' alle vecchie esibizioni, quando ero veramente un diavoletto, altro che fascia protetta. Lo spettacolo si intitola Come viene viene, ho detto tutto, al Teatro Garbatella, molto carino, veramente un gioiellino. Il quartiere è la Garbatella, il teatro che fu qualche anno fa in mano a Serena Dandini, poi varie vicissitudini, insomma. Adesso c'è un'altra direzione che vorrei salutare e ringraziare. Teatro Garbatella, tu dirai, ma quando ci stai? 26, 27, 28 26, e 29 dicembre. Hai studiato? E dicembre. Poi c'è lo speciale Capodanno, il 31, con la band. Bello. È molto molto bello. Molto hollywoodiano, gagliardo, eccolo qua. Lo smoking è in affitto tuo? Lo smoking è personalmente il mio, e vorrei ringraziare anche giustamente chi me l'ha fatto su misura, che è un grandissimo artista anche lui della sartoria, che è Antonio Brigman, un napoletano, la sartoria Brigman mi è venuto a casa, mi ha preso le misure, ha disegnato, capito? Mi ha preso le misure, quindi già sono pronto pure per quello del cappotto di legno. Io ho 53 anni, il dottore mi ha detto: Alessandro, mettete l'anima in pace, perché mi ha dato soltanto 47 anni di vita. Questa è una brutta notizia. Ti porti avanti con lavoro. Che vedo fare, ragazzi? Questo è il dottore, mi ha detto così, io mi prendo quello che mi ha detto il dottore. Mi sembra giusto. Il 29 dicembre verrò, allora, perché il giorno dopo parto per Londra, e quindi voglio... Quindi Capodanno non sarai... Capodanno sto sotto...
Vabbè, vogliamo dire agli amici che ci stanno ascoltando che se tante volte state a Roma per il Capodanno e vi volete fare due belle risate, non so dove andare, dannamo a magnà, ci rubano i soldi, è tutto pieno, fatevi rubare i soldi dal sottoscritto. A me non mi fate due risate, almeno ve li rubo io, scusate, no? Ma perché vi dovete fare rubare da un estraneo? Vi rubo io che ve voglio bene. Almeno rimaniamo in zona comunque, dai. Rimani in zona, capito? Che soldi a Roma. Giustamente. Poi ho fatto una convenzione anche con tutta, diciamo, con tutta gli operatori di Steri che stanno intorno al Teatro Garbatella, quindi noi in quei se vi rubano lo stereo con solo 5 euro potete ritornarne in possesso, che mi sembra giusto anche, no? Che voglio dire, che comunque il rapporto con qualità prezzo, uno te ruba lo stereo, no? Dice oddio, o stereo, o stereo, o stereo, ma te lo ridà, ma almeno lo scudo, ma io lo ridà, ma per disturbo, no? Giusto, quantomeno per il viaggio, ma quantomeno per Luigi da Campano, dai, su, è un affarone. Prima che torneremo a trovare, sì, pure Riccardo, sì, facciamo un tour. Allora, voglio salutare Alessandro, ringrazio, siamo nati insieme, quindi amicizia storica. Con Riccardo c'è stato un percorso professionale, cioè, siamo amici, anche soci, quindi è la cosa più importante. E con Francesco, con te, che sei un ragazzo straordinario. Sono un bambino. Non diciamo ancora, che sennò questi pensano siamo insieme. Quindi esatto, meglio che te, Alessandro, non potevo avere, no? Certo. No? Tre cuori. Verrai a Capodanno, tu eri? Faccio gli anni. Vieni a Capodanno, vieni da me a Garbatella. È vero. Riccardo, è su. Ti rendi conto? Cioè, voi immaginate che il 31 dicembre è il compleanno di Enrico. Devo dar fastidio anche lì. Mamma, bellissimo, è bellissimo. Deve veramente rovinare le vacanze a tutti. Non pensare di venire a scroccare. Cioè, se vieni a Capodanno allo spettacolo, vieni, paghi il doppio. Come il compleanno tuo, vai, offri, porti pure una bella bottiglia, offri. Teatro Garbatella 31, c'è pure la band, quindi porta più di una bottiglia, perché questi bevono, fanno 3 al litro, vanno forte. Grazie Alessandro, un saluto a te, un saluto allo chef Riccardo Di Giacinto. Ciao Riccardo.